lui lo faceva in tre coppie con la sua vecchia macchina Olivetti e ce n'ha dato una per una alle tre figlie. L'abbiamo conservato, ma non avevamo mai Avuto occasione l'occasione di. di farlo pubblicare. Era troppo emozionale per noi. Questa è l'incredibile storia di un diario rimasto nel cassetto per 70 anni e narra l'eroismo di Alfredo Sarano, che salvò migliaia di vite dalla Shoah nascondendo gli elenchi della comunità ebraica milanese. L'inedito si chiama Siamo qui, siamo vivi, pubblicato dalla San Paolo e presentato a Milano, una storia di bene che si incrocia con un'altra storia di bene. Ho trovato un piccolo librettino di una fonte francescana, un certo padre Giulio Mencarelli, che raccontava una vicenda molto particolare, quasi un romanzo, cioè un soldato tedesco, un giovanissimo sottufficiale della Wehrmacht, comandante nel 1944 dell'esercito tedesco, che aveva preso possesso proprio delle colline pesaresi, aveva fatto un voto al Beato Sante e aveva chiesto quindi di poter avere salva la vita per se stesso, per i suoi uomini e per la popolazione civile che era presente nel convento. Tra gli sfollati c'è anche una famiglia ebrea, quella di Alfredo Sarano, che lavora alla comunità israelitica di Milano. Nel 1938 depista la compilazione delle liste degli ebrei e nel 1943, a rischio della vita, decide di nasconderle per evitare le deportazioni. Prima di tutto cercò al comune di Milano di boicottare le liste che c'erano al comune e poi la lista vera e propria della comunità l'ha nascosta nel seminterrato della comunità e dunque i tedeschi non sono riusciti a trovarla. Questo gesto salva migliaia di ebrei, anche perché va detto questo, che tra il 1943 e il 1945 è vero che la città di Milano è quasi deserta perché è rasa al suolo dai bombardamenti, però le fonti storiche ci dicono che in quegli anni, fino al 1945, almeno 3.000 ebrei risiedevano ancora a Milano e dunque sicuramente questo suo gesto ha aiutato alla salvezza di tante persone. Le figlie di Sarano hanno riabbracciato per la seconda volta con commozione i familiari, in particolare uno dei figli di Erich Eder, comandante della Wehrmacht e credente, che salvò non denunciandola, rischiando a sua volta la vita. La famiglia, fuggita nel Pesarese, è aiutata anche da un frate francescano, padre Sante Raffaelli, un gesto di bene scoperto solo qualche anno fa. 2 anni fa abbiamo avuto la possibilità di incontrare le sorelle Sarano. Le nostre famiglie non sapevano nulla di questa storia. Mio padre non aveva raccontato nulla neppure a noi. È stato un momento molto toccante e siamo molto orgogliosi di mio padre. Adesso li riceveremo con molta affezione, si può dire. Come se fossero nostri familiari, perché siamo legati nello stesso, diciamo, nella stessa condizione del voler far bene, questo è tutto. Incontrare una storia come quella è un'emozione particolare, prima di tutto perché lui ha salvato delle vite ed è stato salvato. Ha incontrato delle persone buone, ha incontrato i giusti. E per una come me, che invece ha incontrato solo ingiusti, anche se sono molto vecchia, la speranza nell'umanità non è passata mai.